ho dato ordine, entro Pasqua voglio via San Michele a senso unico. Il sindaco di Piazza accelera la realizzazione del senso unico in discesa di via San Michele. La modifica alla viabilità di quella strada era aspetto già affrontato fra tavoli comunali e circoscrizionali, di concerto con la Trieste Trasporti, per la modifica della linea 24, che giocoforza avrà un itinerario diverso. Il più probabile, visto che non potrà più salire in via Madonna del Mare, via della Rotonda e quindi via San Michele, potrebbe portare l'autobus a percorrere, partendo dalla stazione, via Ghega, via Roma, via Mazzini verso piazza Goldoni, quindi la galleria Sandrinelli, per poi raggiungere San Giusto. Il dialogo fra il comune e l'azienda di trasporto pubblico locale è in corso. L'assessore all'urbanistica Michele Babuder fa inoltre sapere che la richiesta non si limita a pianificare la singola via e il relativo cambio dei percorsi, compresi gli autobus, ma vuole coinvolgere anche altre strade per realizzare un impianto viabilistico più completo, valutando dunque altri sensi unici o zone pedonali. La richiesta poi è anche quella di rafforzare i collegamenti che proprio da San Giusto possono condurre fino a Barcola, magari percorrendo la bretella di Porto Vivo, con la creazione di un asse fra il colle e l'area balneare. Tutte ipotesi, ma il sindaco è stato chiaro: entro Pasqua via San Michele dovrà essere definita. Entro Pasqua, ieri ho gridato come un pazzo, voglio la via San Michele a senso unico, perché bisogna cominciare a fare queste cose importanti. E dopo il mio ring, sapete, via Carducci, via Ghega, le rive, ritorno per la galleria di San Vito, piazza Goldoni e le ring, e a questo punto chiudere più strade possibili, perché dove abbiamo chiuso le strade, Cavana, via Torino, via Cassa di Risparmio, è stato... Bene, allora dal ring del sindaco di Piazza al ring di Tele4 a senso unico, per parlare ovviamente del progetto per la rivoluzione per quanto riguarda via San Michele, che comporta anche altri interventi in zona e sul traffico, ma anche sulla mobilità pedonale e sugli autobus, ma anche dei progetti per quanto riguarda la pista ciclabile in viale D'Annunzio, i lavori a Barcola, insomma molti argomenti all'ordine del giorno che poi commenteremo nel corso del talk. Ma iniziamo con l'approfondimento con l'assessore comunale alle politiche del territorio, Michele Babuder. Buonasera e bentrovato. Buonasera, bentrovato ai telespettatori. Allora, abbiamo sentito il sindaco che è stato come sempre molto deciso. Via Michele a senso unico dopo Pasqua, il che significa veicoli a senso unico, precisiamo intanto, in discesa. Su questo ci sono già delle richieste, delle riflessioni, dei punti di domanda dei residenti, per esempio sull'autobus. L'autobus a questo punto solo in discesa? Parto da qui. Allora, il sindaco evidentemente nel suo entusiasmo dà gli ordini, poi i cazzotti li prende il sottoscritto che è all'interno del ring, oltre che il ring del perimetro anche in questo. È evidente che ha ragione il sindaco nel dire che dove le vie sono state pedonalizzate è evidente che ci sia stato un beneficio per residenti, esercizi pubblici, esercizi commerciali. È altrettanto evidente che l'inserimento di una viabilità alternativa, quindi in discesa in via San Michele, è già previsto da diversi anni nel piano generale del traffico urbano, assieme alla pedonalizzazione di altre vie, ad esempio via Madonna del Mare, il tratto finale di via Cavana. Ci sono altre vie che sono interessate e che sono all'attenzione di consiglieri comunali che me ne hanno fatto richiesta, ecco perché io ho detto che bene sarebbe fare una revisione un po' generale del traffico della città di Trieste, perché non si vada anche a pagare quello che è l'afflusso turistico. Quindi un progetto complessivo da sotto San Giusto a Cavana. Complessivo di diverse vie. È altrettanto vero però che io devo fare i conti con quelle che sono le necessità dei residenti della via San Michele e delle vie dei quartieri limitrofi, per cui già da qualche settimana stiamo confrontandoci anzitutto con Trieste Trasporti per eventuali modifiche alle linee bus, in particolare alla linea 24, che potrebbe seguire, al di là dell'ipotesi che è stata avanzata dal collega Gullotta, potrebbe seguire in parte anche il percorso ad esempio della linea 30, quindi poi ritrovarsi in testa la via San Michele. Tra l'altro la via San Michele già nel piano generale del traffico urbano adottato negli anni precedenti era previsto fossero anche collocati dei parcheggi per i residenti. Allora io credo che tutte queste modifiche, al di là del tempo del 31 marzo, che sarà difficile realizzare, vadano concertate anche con una maniera più ampia possibile. Ovviamente condivido l'idea del sindaco di rendere pedonali, però ho anche il dovere di confrontarmi con quelli che sono i residenti anzitutto. Quindi tra ci sarà un ascolto che proseguirà e si arriverà a una definizione complessiva, diciamo così. Io spero che il sindaco abbia la comprensione di attendere anche qualche settimana ulteriore per poter fare delle valutazioni le più opportune, ecco.
Naturalmente il primo impatto è quello su via San Michele. Io dico che questo obiettivo del ring che si vuole raggiungere deve essere raggiunto, però ecco, stiamo vedendo le immagini, no? Il marciapiede si allarga ovviamente, no? Sono tutte opere che dovrebbero essere realizzate. Tra l'altro in realtà a me fa piacere dire che il marciapiede nella parte bassa e inferiore, quindi a scendere, che era malmesso, proprio oggi sono partiti i lavori di riqualificazione di quello che c'è sul lato a scendere, così per continuare quello che era già stato realizzato nei mesi precedenti fino a via Felice Venezian. Quindi ci sono delle soluzioni che stiamo approfondendo con Trieste Trasporti e ovviamente anche con i gruppi consigliari, che naturalmente hanno una loro voce in capitolo. Certo, ribadiamo, discesa dal punto di vista del senso unico, quindi macchine che procederebbero in discesa, autobus, soluzione nello studio e comunque marciapiedi più larghi per consentire una mobilità migliore. La visibilità di lungo periodo è quella di consentire una vivibilità e una mobilità in quella zona e nelle zone che sono molto turistiche, ovviamente differente rispetto a quella attuale e magari anche più consona a quelle che è la qualità della vita. Certo è che bisogna valutare quelli che sono anche i lati negativi e questo è quello che stiamo facendo. Certo, vado su un altro progetto del quale si è discusso, dove ci sono state polemiche, dove ci sono condivisioni da molti ciclisti, insomma c'è un forte dibattito. Andiamo in Viale D'Annunzio e andiamo a vedere la prima slide che ci mostra quello che, per usare un termine caro all'assessore Babuder, il comune ha in animo di realizzare proprio in Viale D'Annunzio. Andiamo a vedere la prima delle nostre slide con la nostra Elisabetta Gezzi in regia. Eccola qua, una pista ciclabile bidirezionale realizzata sul marciapiede. Cosa significa? Che si libera lo spazio urbano da destinare a mobilità dolce, si evitano interferenze con i veicoli limitate alle intersezioni e viene favorito il commercio di prossimità. Ovviamente dal punto di vista, diciamo così, delle criticità sono possibili le interferenze con i pedoni. Questi, diciamo così, sono i due poli pro e contro rispetto a quello che il comune dovrebbe realizzare in Viale D'Annunzio. Sì, io parto dicendo che la pista ciclabile in Viale D'Annunzio non è un'invenzione del sottoscritto, ma è stata inserita nel piano della mobilità urbana approvata dall'amministrazione che è ancora l'attuale precedente. Quindi non se l'è sognata il sottoscritto arrivato 8 mesi fa, piuttosto negli ultimi 8 mesi abbiamo cercato la massima condivisione con gli esercenti, con alcuni residenti e soprattutto da un punto di vista tecnico con gli uffici interessati nello sviluppo di questo progetto. Mi fa piacere partire da quella che è l'ultima slide che in parte, io dico in parte, recepisce quello che sarà poi l'effettivo lavoro che partirà la prossima settimana, tra l'altro, poiché subito dopo l'aiuola che voi vedete ci saranno i parcheggi e non stalli per le biciclette, ad esempio in Viale D'Annunzio, ma in qualche maniera riporta quello che è il progetto che verrà realizzato. Per cui su uno spazio molto ampio, che adesso è in parte utilizzato dai pedoni, perché vedremo anche le foto di come sono lo stato attuale, di com'è lo stato attuale di Viale D'Annunzio, spesso occlusa nella percorribilità dalle macchine che sono parcheggiate dentro le vetrine, dalle macchine che vengono parcheggiate nelle fermate degli autobus, dalle macchine che vengono parcheggiate di fronte ai portoni, con un utilizzo dello spazio urbano assolutamente limitato. Quindi su questo spazio, che sono circa 6 metri e in alcuni punti anche maggiore, si è deciso di intervenire riservando 2 metri per i pedoni, diciamo, fronte le uscite dagli esercizi commerciali. C'è un percorso ciclabile bidirezionale di 1,25 m per corsia e poi ci sono ulteriori quasi 2 metri che saranno destinati ai pubblici esercenti per l'eventuale collocazione dei deore di quelli che sono gli arredi esterni. Al contempo la linea di parcheggio, mettiamola così, non sarà più definita spina di pesce, ma sarà definita parallelamente a quello che è il marciapiede. Verranno ridefinite quelle che sono le isole per la raccolta dell'igiene urbana, quindi dei cassonetti, saranno rifatte le intersezioni in alcuni punti proprio per garantire maggiore sicurezza,
e verranno regolarizzati dei parcheggi e dei posti auto che allo stato attuale invece sono in divieto di sosta. Questo lo dico soprattutto nella parte più bassa, quindi Largo Sonino, vicino a Piazza Garibaldi, via della raffineria. Ecco, per continuare sempre parlando di questo, andiamo a vedere anche le dimensioni dell'intervento sul marciapiede della carreggiata, con la slide subito dopo, la 9, eccola qua, questo misura proprio le distanze. Questo in buona sostanza fa vedere quella che sarà la configurazione finale alla fine di questi 11 mesi di intervento, un intervento che è sostenuto con fondi PNRR, pari a circa 1.300.000 euro. Poi ci sarà la possibilità, e io spero di mostrare anche quelle che erano le proposte alternative, certo. Perché se qualcuno vuole lasciare tutto così com'è, allora nulla vediamo questio. La proposta alternativa, l'altra slide, quella che arriva subito dopo, che era il progetto diciamo così, voleva portare avanti la FIA Bulisse, che si occupa proprio di ciclabilità. Eccola qua la slide, la vediamo, dal punto di vista positivo venivano segnalate le minime interferenze con i pedoni, una buona soluzione per l'attraversamento del viale, ma c'erano diversi punti critici, le interferenze lungo tutto il tracciato con i veicoli che intraprendono le manovre di parcheggio, nessuna separazione fisica tra veicoli a motore e ciclisti, con problemi in caso di sinistri, interferenze con gli autobus, 3 fermate per 10 linee del trasporto pubblico locale, interferenze con i mezzi di raccolta rifiuto, rischio di conflitti con fermate e soste in doppia fila e soluzione non adeguata per favorire il commercio di prossimità rispetto appunto a quello che c'è in quel territorio, ricreatori, l'oratorio, il teatro. Questo erano, diciamo così, andandole a rivedere a pieno schermo, le componenti viste come positive e come negative, motivo per cui sulla bilancia, credo di aver capito, il Comune ha messo anche questo, ma ha scelto una via diversa. È esattamente così, poiché questa soluzione, che in buona sostanza è quella che ha voluto fare l'amministrazione precedente, perché diciamo nelle vicinanze della piscina Bianchi, in quella famosa bruttura che io dico di pista ciclabile, l'amministrazione Cosolini ha deciso di disegnare semplicemente una linea parallela alla corsia di marcia, diciamo ai marciapiedi, mi riferisco a Passeggio Sant'Andrea, È chiaro. Altrettanto evidente che quella soluzione non ha garantito in alcuna maniera la permanenza dei parcheggi, non ha garantito in alcuna maniera e non garantisce tuttora la percorribilità in alcuni tratti, quelli non protetti, delle biciclette, perché sono costantemente occupati dalle macchine, autovetture in sosta, e non garantisce ovviamente neanche quella che loro chiamano una maggiore sicurezza. Io dico loro, intendendo con pieno rispetto ovviamente anche delle idee altrui, anche alcuni gruppi consigliari che hanno avanzato la proposta di fare 2 ciclabili monodirezionali, quindi una a salire e una a scendere in Viale D'Annunzio. Questo avrebbe voluto dire, come potete vedere da questa immagine, non garantire la sicurezza di chi la percorre in bici, perché tutte le macchine che sarebbero eventualmente uscite in retromarcia o con il muso, passatemi il termine, rischierebbero di investire i ciclisti. Se invece, così come mi è stato fatto osservare ed eccepito anche recentemente sulla pista ciclabile cosiddetta bike lane che abbiamo realizzato nella bretella del Porto Vecchio, si vuole proteggere la pista ciclabile, allora voleva dire eliminare tutti i parcheggi di Viale D'Annunzio, per cui ho trovato estremamente pretestuoso che gli stessi proponenti andassero negozio per negozio a dire che l'amministrazione comunale, con questa pista ciclabile che parte la prossima settimana e cui lavori partono la prossima settimana, avrebbe reso invivibile il loro commercio eliminando tutti i posti auto. Così non è, perché alla fine dell'intervento su 114 rimarranno 114 posti auto, ne saranno persi forse 4, certamente distribuiti in maniera differente, ma come dicevo prima, con una forte regolarizzazione della sosta e regolamentazione corretta della sosta, non più in divieto o in abuso, soprattutto nella parte finale di Viale D'Annunzio, quindi quella dove ci sono i più esercizi commerciali. Mentre anche nel periodo transitorio adesso dei lavori, salvo eventuali possibili minime interferenze con le attività proprio di cantiere, agli esercenti che hanno chiesto in precedenza, ed erano soltanto 3, l'occupazione del suolo pubblico, verrà sospeso il pagamento, per cui
non lo pagheranno, potranno compatibilmente con quelle che sono le esigenze di sicurezza comunque mettere fuori i propri tavolini. Andiamo a vedere allora com'è la situazione nelle prossime due slide e poi successivamente l'ultima, come sarà, cioè il rendering di quello che verrà realizzato. Questo è il fronte, diciamo così, a salire, bottini e auto sia in sosta che in doppia fila, perché le vedete lì dietro. La slide successiva invece ci dà il fronte opposto, ovvero in discesa di Viale D'Annunzio, con anche qui auto in sosta, in doppia fila e chiaramente un impegno importante del marciapiede. L'ultima invece ci mostra quello sguardo di prospettiva su come sarà dopo i lavori. Ovviamente è un rendering, quindi la pista ciclabile a doppio senso, salire e scendere, con i Deor lato strada e le auto non più a pettine ma diciamo parallele all'asse stradale. Sì, ogni soluzione avrebbe comportato e comporterebbe ovviamente dei vantaggi e degli svantaggi. Io ritengo che questa soluzione sia quella che comporta i minori svantaggi per pedoni e ciclisti, i maggiori vantaggi per gli esercenti e i residenti e per chi obiettivamente in un asse molto trafficato e ricco di esercizi commerciali ha la necessità di continuare a svolgere le proprie attività. È indubbio che se si volesse fare una città estremamente sostenibile per le sole biciclette, anche un'eventuale interferenza con i pedoni andrebbe si dovrebbe eliminare. Io credo che ci sia la necessità di ammodernare la città, ma ci sia anche il diritto e dovere di valutare quelle che sono le esigenze di tutti. Quindi, pur mostrandomi favorevole all'implementazione anche delle piste ciclabili fatte con Granus Salis e non fatte come in passeggio Sant'Andrea, si debbano contemperare tutte le esigenze. Non esistono solo i ciclisti, è vero che ci possono essere dei miglioramenti, delle criticità, ma è altrettanto vero che nel bilanciamento complessivo questa zona ha necessità di essere messa in sicurezza. Io sarei molto più propenso a vedere mio figlio che va su una pista, anche se non ne ho, ma un bimbo che va su una pista mezzo marciapiede, perché poi continuiamo a chiamarlo marciapiede, ma io dico su uno spazio di 6 metri credo che possano essere ben identificate e delineate gli spazi per ciascuno degli utenti della strada, non solo per le biciclette. Allora, dobbiamo cambiare marcia a livello di velocità, Barcola, perché sono in fase di conclusione i lavori per quanto riguarda la zona del CEDAS, dopo la mareggiata, lo ricorderete, lavori che tra l'altro sono partiti a spron battuto, perché chiaramente l'arrivo dell'estate è lì, no? Imminente, ma purtroppo ci sono stati anche nuovi cedimenti strutturali, vediamo il alcune foto zona bivio, quindi nuove aree che hanno ceduto, perché ovviamente con il tempo vengono fuori anche altre purtroppo magagne causate dalla forza delle onde. Ma ci sono alcuni interventi che hanno già visto la conclusione. Io ricordo che per quanto di mia competenza dal giorno stesso, anzi Marco, eravamo assieme la giornata della mareggiata, per 2 giorni abbiamo vissuto a Barcola, già dal sabato 6, se non ricordo male, sono iniziati i primi interventi di messa a sicurezza con risorse dell'amministrazione comunale, con risorse trovate da altri capitoli di bilancio, e sono stati impiegati 300.000 euro per il ripianamento immediato della massicciata del cordolo in porfido del lungomare Benedetto Croce vicino alla Pineta e per il ripristino dei calcestruzzi, che era questione fondamentale proprio per evitare ulteriori cedimenti. Dopodiché in alcune zone si è provveduto già alla ripavimentazione anche del manto superficiale con i famosi cubetti in porfido. Dalla prossima settimana partiranno i lavori che vanno dal bivio di Miramare, intendiamo partire dal bivio di Miramare perché evidentemente è molto sentito e sarà la prima zona in cui nei prossimi mesi i triestini si riverseranno per andare a prendere il sole e andare al mare, e proseguiremo fin verso alla Pineta. L'altro ieri c'è stata una prima riunione a seguito delle richieste che sono state espresse in un tavolo dal Castello di Miramare, perché è evidente che con un parcheggio precluso, certo, io dico sia il parcheggio del Castello di Miramare sia ovviamente la strada di accesso, hanno subito entrambi ingenti danni, si dovrà trovare una soluzione, io dico purtroppo mediaticamente forse non favorevole, perché l'idea è quella di ricavare 2-3 posti per il carico e lo scarico dei passeggeri che scendono dai pullman,
che dopo devono spostarsi, e quindi qua c'è l'appello anche alla polizia locale che deve fare il proprio lavoro cercando di disincentivare quella che è la sosta di lunghe ore nei pressi del bivio, perché evidentemente per fortuna abbiamo un castello che è una delle attrattività certo. più interessanti della regione, ed è giusto anche tutelare quello che è l'economia culturale della nostra città. Come noto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste nelle prossime settimane, congiuntamente agli uffici del Verde che segue il sottoscritto, inizieranno le opere sulle aree gioco, e quindi un ringraziamento ulteriore a un ente che ha voluto dimostrarsi vicino alle necessità e che soprattutto con delle procedure da ente e soggetto privato potrà in qualche maniera anche accelerare le tempistiche. Velocizza l'iter, diciamo così. Perché velocizza evidentemente l'iter. E arriva il castello di Miramare anche in pinetta per i bambini. Sì, difatti l'altro giorno dicevo, per trovare una soluzione ai parcheggi del castello di Miramare non ci resta, forse sarebbe meglio segare il castello di Miramare e metterlo in pinetta. È evidente che stiamo scherzando, ma come potete vedere a distanza di 3 mesi, in quella piccola porzione che aveva perso unicamente, anzi sollevati i maseni di contenimento, con le piogge, la pioggia si è infiltrata e quindi ha creato certo. quell'ulteriore danneggiamento dei piani di calpestio. Quegli stessi piani, quelle solette che vediamo, sono state messe a posto dal servizio strade fin dai primi giorni nel lungomare Benedetto Croce. Certo. E peraltro il servizio invece mobilità, grazie ai soldi ottenuti dalla Protezione Civile della Regione, quindi dall'assessore Riccardi, ricordiamo, sono 6.200.000 euro, che non sono sono un'enormità, ma non sono neanche del tutto sufficienti per fare i lavori che sono necessari al territorio triestino così fortemente danneggiato. Per cui io ho sempre detto, non vorrei e non voglio, non ho aderito a soluzione tampone, quindi provvisorie, perché poi purtroppo diventano definitive, anche sulla passeggiata rimetteremo... Non pavimentazioni diciamo diverse, eccetera, ma di nuovo i cubetti. Allo stato attuale sì, sì. Se ci sarà qualche bagnante che dovrà, anzi se noi bagnanti dovremmo condividere un po' di tempo anche con chi lavorerà nel mese di luglio per la ripavimentazione, credo che possa essere comprensibile, posto che non si è perso un giorno su certo. quegli interventi. Allora, Assessore, stiamo già praticamente sforando. Due cose, Piazza Calalberto e cosa succede in Via Romagna? Ma Piazza Carlo Alberto, sono stati affidati i lavori la scorsa settimana per il rifacimento della Gloriette, quindi lavori che per anni erano stati rimandati, quindi credo sia stato uno dei primi impegni del sottoscritto con gli uffici di ridare dignità a quel giardino, perlomeno nella parte alta. Quindi entro il mese di luglio io credo che siano conclusi, o meglio, questo è il cronoprogramma, perché siano conclusi i lavori di ripristino alle Gloriette. La prossima settimana verranno affidati ulteriori lavori alla ditta che cura il giardino San Michele, che curerà l'installazione del gioco. Nel frattempo si è intervenuti anche su altre situazioni. Via Romagna è uno di quei lavori che le amministrazioni hanno inteso rimandare, un po' come la galleria, perché ovviamente fanno scontenti. Io dico, sono l'assessore alle rogne, perché qualunque azione io compia ovviamente creerà si dei bloccano strade, marciapiedi, si creano disagi temporanei che poi portano a rifare. Cosa si fa in Via Romagna? In Via Romagna, con il gestore dei servizi, dei sottoservizi, quindi luce, acqua, gas, fognature, abbiamo inteso, e domani ci sarà l'ultima riunione, affidare al gestore ovviamente l'impegno di rifare tutte quelle che sono i sottoservizi della via e contestualmente rinnovare quello che sarà il manto di superficie. Uno di quei lavori che io dico di grande impatto, necessari per ammodernare le nostre strutture, e che se io avessi preso in considerazione solo nell'ammodernamento superficiale dei cubetti in porfido, del rifacimento con asfalto, non sarebbero stati dei lavori, non sarebbe stata una scelta diciamo rispettosa e dei denari pubblici e anche di quelle che sono le necessità di ammodernamento delle linee. Grazie all'assessore Michele Babuder, tra pochissimo proseguiamo con il talk, sempre qui a Ring su Tele4. Bentrovati a Ring, a senso unico, ovviamente a riferimento a Via San Michele, il primo argomento toccato nell'intervista con l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. Abbiamo parlato anche di piste ciclabili, in particolare di quella
per cui si stanno avviati, sono avviati i lavori in Viale D'Annunzio, tra consensi e critiche dei lavori a Barcola, insomma tutti i temi di grande attualità. Ne parleremo questa sera assieme a Luca Bressan del PD. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Giulia Massolino di Patto per l'Autonomia, buonasera. Buonasera a tutti e a tutti. Lorenzo Giorgi di Forza Italia. Buonasera, un saluto a tutti. E Stefano Bernovic della Lega. Grazie, buonasera a tutti. Allora, seguendo anche il titolo appunto a senso unico, parto da Luca Bressan, che tra l'altro è, oltre che un esponente del Partito Democratico, risiede proprio in zona, quindi sì, praticamente sì, un uomo di via San Michele, quindi conosce bene le dinamiche quotidiane di quella via. Ribadisco per l'ennesima volta, a senso unico significherà in discesa, con presumibilmente un allargamento dei marciapiedi. Sul tema degli autobus non c'è ancora una definizione, diciamo così, vera e propria, con tra l'altro i residenti che chiedono, da quello che abbiamo raccolto sul posto, la possibilità di avere comunque delle corse in salita, fatto che al momento non è ancora chiaro se sarà possibile o meno. Come viene vissuta sul posto questa idea? Intanto la prima considerazione che mi piacerebbe fare è che comunque è una situazione, diciamo, che era prevista già, diciamo, da almeno i documenti del piano del traffico del 2013, nel senso che già quella previsione là di cui adesso si parla in qualche modo, quindi è tornato attuale, delle cose che comunque sono di una decina di anni fa ed erano in discussione, avevano trovato alcune resistenze anche da parte dei partiti che adesso probabilmente le portano avanti, adesso c'è stata alcune resistenze anche su queste misure che erano nel piano del traffico. Quindi questa è già la prima considerazione, e sarebbe bello che anche l'assessore trovasse dei momenti di confronto anche con la cittadinanza, perché il piano del traffico urbano del 2013 aveva avuto molti momenti di confronto, in questo caso non c'è in questo momento. Un discorso è venire qua, con tutto rispetto, nel senso che è molto onorevole anche venire qua a spiegare le cose in televisione, un'altra cosa è anche andare nei luoghi preposti, come possono essere le circoscrizioni. Sì. E questo lo dico perché ultimamente molte volte che le audizioni che fa Babuder le fa online, che è una modalità non prevista per esempio per le circoscrizioni, e le fa con tutti i consiglieri circoscrizionali assieme, dove alla fine poi magari ci sono 30 presenze, invece sarebbe giusto andare anche per dignità dei parlamentini direttamente là e avere un confronto anche con la cittadinanza, che può intervenire per le sedute sono pubbliche. Quindi questa è una considerazione di ordine generale. Poi diciamo che c'è sicuramente una sofferenza per quanto riguarda la pedonabilità, nel senso che è vero che è una via che purtroppo soffre per il fatto che oggi i marciapiedi sono strettissimi. Se si vuole fare un intervento di quel tipo, ovviamente allargare i marciapiedi, si può ridurre la carreggiata, resterebbe un senso unico. È da capire se si può fare della sosta, per esempio, in che misura, che potrebbe essere una compensazione. Che sarebbe prevista, tra l'altro. Sì, però più residenti parlano di carichi-scarico, poi non ho capito, anche per i residenti. Sarebbe prevista per i residenti la sosta, questo è detto dall'assessore. Quella è una cosa, per esempio, che può compensare, nel senso che è una zona che comunque ha difficoltà dal punto di vista della sosta, permette di ridurre la carreggiata e di dare un servizio, diciamo, perlomeno che i residenti possono apprezzare. Quindi quello è un discorso, e poi c'è il discorso, avevi toccato te correttamente, bus, che è quello che l'altra volta, quando si parlava del piano del traffico, anche perché è prevista la pedonalizzazione della parte bassa di via Madonna del Mare, e quindi il problema del percorso A24, che oggi il sindaco però non ha chiarito, e mi pare che anche l'assessore Babuda, nel senso che lo abbiamo ascoltato. È ancora non in fase di definizione, ho un autobus che arriva sopra via San Michele, perché da quello che ho capito, però, se tu allarghi il marciapiede, prevedi gli stalli per le auto e fai la via a senso unico, io non so dove passa sto bus, quindi in salita, non mi sembra, a naso mi sembra improbabile, però ci sono richieste di anziani, non solo, che dicono io faccio fatica a tornare a casa. Ovvio, perché la difficoltà è quella che potrebbe essere tagliata fuori il percorso, che è abbastanza, diciamo, inerpicato, questo quindi è una criticità. Però dico, quando tu parli e prometti una scadenza che è primavera, deve esserci anche, dico, il percorso dell'autobus, no? Allora, nel senso, per quello andiamo e confrontiamoci nei luoghi preposti. A quel punto devi avere già chiaro quale sarà il percorso dell'autobus. E vai a confrontarti. Questo è il percorso in salita. Questo è il percorso proprio in salita. E approfitto di Giulia Massolini, che mi diceva che lei l'ha fatto in bici, giusto? Sì, oggi, viste le polemiche che erano nate, ho provato proprio registrandomi col GPS per vedere le tempistiche, le variazioni delle tempistiche rispetto agli altri percorsi proposti. Ho fatto via San Michele come adesso, ci ho messo 2 minuti e mezzo. E ho fatto poi il giro via fino San Michele come messa adesso significa questo, cioè salendo, esatto, e poi girando a sinistra. Esattamente, andando su. Okay. Esattamente. E poi ho fatto invece, girando a destra da Piazzetta della Valle, arrivando fino in via Tigor, che
è significato 2 minuti in più, cioè siamo 4 minuti e mezzo invece di 2 minuti e mezzo, ma sempre in bici. E dopo ho fatto anche il test per via del cappello, che è, via cappello, mm-hmm. Che è un po', è effettivamente pendente, però appunto in bici l'ho fatta con la bici pedalata assistita senza troppi problemi, mettendoci 1 minuto in più rispetto. E tutto assistita, perché la Massolino è un atleta, sì. Magari altri insomma, hanno no, la stessa gamba. Non sono un atleta. In vabbè, insomma, ha giocato a pallacanestro tutta la vita, insomma, dai. Con la bicicletta pedalata assistita in realtà, okay. Tutti possono fare tutto, anche a Trieste, ci sono anche città, ad esempio c'è Losanna che è molto più pendente di Trieste, in cui ci sono praticamente solo biciclette elettriche in centro. Quindi insomma, la Massolino dice Sepol. Sepol, assolutamente, e non solo, ma ci sono pochi minuti di differenza, cioè veramente è poche centinaia di metri di differenza, cioè non stiamo parlando di dover fare il giro del mondo. E peraltro è uno dei casi in cui è stata, diciamo, inserita nel piano urbano della mobilità sostenibile una proposta appunto del comitato che si è creato, la qualità della via, che appunto chiedeva una miglior qualità degli spazi urbani per via San Michele, diciamo tutto il comitato, tutti i residenti e le persone che frequentano la via sono tuttora molto, molto entusiaste dell'annuncio di Piazza relativamente a questa tempistica pasquale. Ci dispiace che in realtà nell'intervista che abbiamo appena sentito l'assessore, sì, Babuda era un po' raffreddato questa aspettativa, ma speriamo che in realtà il sindaco mantenga la sua parola con dei tempi buoni. Noi invece saremmo contrari a inserire delle soste anche se per residenti, perché comunque appunto al momento non ci sono e sappiamo che aggiungere soste significa comunque aggiungere automobili dove non ci sono, quindi questo è uno dei casi in cui, cioè, non parcheggi okay. Per residenti noi vorremmo appunto un ampliamento dei marciapiedi e soprattutto una riqualificazione degli stessi, facendo degli interventi che facciano sì che non sia più un rettilineo, perché altrimenti questo significa che avere una strada a senso unico rettilinea con quelle pendenze significa avere veramente una rampa di lancio. Noi vorremmo invece, si fanno in molte parti d'Europa, non i dissuasori ma delle chicane, quindi fare un percorso per le automobili che non sia rettilineo, installando magari anche un po' di verde urbano, che ne abbiamo decisamente bisogno, in modo che le auto, sia la corsia sia ristretta, ma le auto siano indotte a rallentare e non a evitare la picchiata verso le rive. Molto, molto chiaro. Nel frattempo è passato un messaggio molto articolato sugli autobus, che Giorgi sicuramente ha letto meglio di me, sulla linea 24, e un tipo di intervento che si attende da molto. Chiaramente una cosa è il tema di chi ci passa, un'altra cosa è il tema di chi vive là, deve anche magari scaricare delle cose, eccetera. Mi metto anche, diciamo, nell'animo del residente. Detto questo, devo dire che via San Michele, in salita e in discesa pedonale, l'ho fatta l'altro sabato, e io, che non sono enorme, faccio fatica a passare, se non rovinandomi la giacca contro il muro. Giorgi, sì, idea non nuova, lo sappiamo, no? Però sì, partiamo dal concetto, ne abbiamo discusso a lungo con l'assessore Babuda, che entriamo in una fase sperimentale, sì. Cioè sottolineiamo che è una fase sperimentale, non è che da domani mattina abbiamo la certezza assoluta che seguiremo quelle che sono le indicazioni del piano che ormai ha 11 anni, proprio perché l'assessore vuole vedere gli effetti, vuole confrontarsi con la cittadinanza ed è stato chiarissimo su questo, ne ho parlato con lui anche questa mattina, per cui sicuramente un'indicazione importante, quella che ha dato il sindaco, non sarà Pasqua, sarà comunque all'inizio della primavera. A volte i passaggi burocratici sono sempre spesso più lunghi di quelli della volontà di chi amministra politicamente la città. Però sarà importante vedere gli impatti. Proprio sull'autobus, il lungo messaggio chiedeva la possibilità dell'autobus in salita e eventualmente dei mezzi di soccorso, che secondo me è una cosa che va in qualche maniera ragionata, sempre con i tecnici, perché qui su situazioni del genere, su una strada così stretta, ovviamente abbiamo delle necessità assolute di avere sicurezza da parte dei tecnici della fattibilità. Beh, poi, ma insomma, concretizziamo, non si sa se riescono a passare, cioè nel senso, esatto, se la fai a senso unico, se metti i marciapiedi, se magari fai anche
le chicane come chiede la Massolino. Beh, a quel punto sappiamo che, probabile, no, no? Che è impossibile. Si passa una corsia allargando i marciapiedi, ci passano assolutamente tutti i mezzi di soccorso senza nessun problema. Senza fare... no, intendo nell'altro senso. No, nell'altro senso. No. Questo dico, no? Cioè, no, quando si arriverà torno poi... Torno a Triestino, tutto vale, non sta. Tutto non sta. Quando si arriverà poi vale alla fine di questa fase dove si va a valutare quello che è l'impatto, allora si faranno delle scelte. Da una parte ricordiamo che l'autobus lì passa credo ogni 30 minuti, se non addirittura di più, per cui può essere una soluzione sicuramente da affrontare in qualche maniera. Qualora si decida invece per il senso unico, evidentemente il consiglio di poter rallentare e far sì che non diventi una pista da lancio su questo è d'accordo con la Massolino. È sicuramente un concetto da fare, ma però la necessità di creare dei parcheggi per i residenti che sono già previsti, questo è un dato di fatto e un punto imprescindibile, perché è vero che consigliera Masolino è bravissima per quello che riguarda gli spostamenti in bici, però siamo sempre nella terza città italiana più anziana d'Italia, abbiamo delle situazioni complicate e credo che vada in qualche maniera agevolata e tutelata, sicuramente messa in sicurezza il passaggio pedonale, ma anche tutelata, insomma, chi abita lì e che magari non ha facilità a poter parcheggiare la macchina. Certo, allora Bernovic, la sua visione sulla via della quale si discute da una vita e che, come dire, questo tipo di progetto dovrebbe arrivare a buon fine. Tra l'altro, il tema, stando a quello che dice l'assessore Babuder, dovrebbe riguardare una riqualificazione più ampia della zona che va da sotto San Giusto verso Cavana, quindi non solo la via in sé, ma un progetto più ampio che riguarda anche il giardino di via San Michele, di cui si è parlato più volte, ritoccato nell'intervista da Babuder. Bernovic. Sì, assolutamente sì, anche il giardino di via San Michele è sicuramente importante, ma diciamo che questo intervento sarebbe sicuramente impattante perché è un po' una novità per i triestini, le novità sono sempre un po' difficili da assorbire. Diciamo che, come abbiamo visto qui, c'è già lo studio da fare su, tanti richiedono l'autobus in salita e chiaramente i marciapiedi rimangono così come sono, quindi già queste cose non si riescono a fare entrambe. So che stanno vedendo per quanto riguarda l'autobus anche eventualmente una linea circolare, cioè nel senso che non è che possiamo lasciare le persone senza un autobus. La 24 farà un giro che magari arriverà dalle gallerie, farà via Capitolina, arriva a San Giusto e scende giù per via San Michele. Cioè, adesso non è che non ci sarà la possibilità, perché questo deve essere secondo me anche esclusa come ipotesi, perché giustamente i residenti devono avere la possibilità di avere questo mezzo di trasporto, quindi magari sarà una linea circolare che non li farà salire da via San Michele, magari avranno la possibilità addirittura di andare per Corso Italia, gallerie, magari avremo la via Capitolina che attualmente non è fornita nella prima parte dell'autobus, quindi magari ci potrebbe essere anche un vantaggio per altri residenti. Quindi vedremo un attimino questa sperimentazione, come è stato detto, perché comunque va valutata, va visto un po' quanto sarà impattante anche dal punto di vista del traffico, perché cambierà sicuramente molto, perché chi adesso sale dovrà fare un altro percorso, e questo, i tecnici del comune sicuramente lo sapranno e lo gestiranno al meglio con l'assessore Babuder. Allora, volevo sentire, poi dopo sentiamo di nuovo i vostri pareri, il servizio realizzato con alcune voci dei residenti e un approfondimento proprio sul tema invece dell'autobus. Il nostro Gianluca Paladina ha raccolto alcuni pareri dei residenti in zona durante i nostri collegamenti la mattina a Sveglia Trieste, e poi abbiamo fatto un approfondimento anche sulla questione autobus, se non sbaglio. Un servizio andato in onda un paio di giorni fa nel nostro telegiornale dopo l'annuncio del sindaco, che ha detto perentoriamente insomma, via San Michele a senso unico entro Pasqua. Poi sui tempi in effetti vedremo. In via San Michele una madre a piedi non riesce a tenere per mano un bambino o due persone incrociarsi senza che uno debba scendere in strada. Assolutamente vero, infatti io se passo io non passa più nessuno e non sono così alto né grosso. Andiamo a vedere appunto il Vox e poi le specifiche sui bus.
L'opzione di rendere via San Michele a senso unico in discesa incontra umori differenti fra chi frequenta la zona. Chi è favorevole sposa l'idea di un allargamento dei marciapiedi a beneficio dei pedoni, visto che la corsia veicolare con il senso unico non avrebbe bisogno di spazi maggiori, anzi potrebbe essere ridotta. Chi è contrario lo è per lo più per l'alta velocità a cui si può andare incontro, nonché l'assenza di un servizio autobus che favorirà la risalita della strada. Secondo me non è proprio una buona idea, perché tutti gli anziani che abitano qua come vanno giù? Okay. C'è la 24 e poi in discesa diventa una pista di rally. Non mi va tanto bene. Non mi va tanto bene. So che sia abbastanza caotica come via nel doppio senso. Io ho due bambini piccoli e spesso gestirli su un marciapiede così stretto non è semplicissimo. I marciapiedi sono troppo piccoli, però ovviamente sono dei vecchi marciapiedi, sono una vecchia città, è ovvio. L'ideale sarebbe se si fa solo una direzione di allargare il marciapiede. Sono d'accordo. Mi dispiace un po' per l'autobus, perché noi prendevamo spesso l'autobus, la 24 in stazione, venivamo su, eccetera. E solo per quello, perché per il resto c'è un inquinamento importante, c'è anche un rumore certe volte importante. Infatti spero che mettano dei dissuasori per evitare che la gente si lanci tipo una discesa libera a 70 all'ora giù per la discesa, visto che tanto non incontro nessuno. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marcello Medau non si è sbilanciato questa mattina nel corso di Sveglia Trieste riguardo la miglior soluzione da intraprendere, proprio per la delicatezza del contesto. Una soluzione che potrebbe salvare capra e cavoli sarebbe quella di istituire il senso unico in discesa, fatta eccezione per gli autobus, un'idea che però dovrebbe al caso trovare effettivo riscontro con gli uffici tecnici e l'azienda di trasporto pubblico locale. Io non so se si può fare bloccare solo in discesa e solamente l'autobus andare in su. L'autobus comunque, essendo il professionista che guida, è molto più facile. Le dico, non so se si può fare, mi è venuto in mente in questo istante e così accontentiamo i signori anziani, no? Che possono utilizzare l'autobus sia in su che in giù come adesso. Allora, devo dire la verità, l'avevo detto anche prima, difficile il passaggio dell'autobus in salita se fai tutti quegli interventi. Comunque, approfondito il tema con alcuni residenti, chi è favorevole, chi è contrario, chi dice c'è un problema clamoroso con i bambini, che effettivamente non si riesce a portare un bambino, una bambina tenendogli la mano, piuttosto che il problema delle carrozzelle, insomma ce ne sono di criticità. Ma chi non conosce la zona si perderà tra le viuzze, altro che più due minuti, e dovrà girare con Google Maps. Vabbè. Masolino diceva, io ne ho viste di tutti i colori quella sì, via. No, allora cioè, è chiaro che magari una persona che non conosce la zona non avrà l'esigenza di passare di là, insomma questa non è un intervento che si fa, anzi si fa per limitare tanto più il traffico di attraversamento, quindi il traffico dei non residenti, andando a limitare appunto l'inquinamento e il rumore che molti dei residenti lamentavano, no? Cioè, sì. È una misura che serve da un lato a rendere più vivibili i marciapiedi, dall'altro a disincentivare appunto di usare quella via per tagliare diciamo dal nord-est della città verso le rive. Ci sono altre strade che sono sicuramente più semplici da usare e più adeguate a un traffico sostenuto, quella è comunque una zona residenziale. E per quanto riguarda appunto l'autobus, no, cioè secondo noi la soluzione di avere un doppio senso per l'autobus non cambierebbe nulla, nel senso che a quel punto i marciapiedi dovrebbero rimanere così. E quello che viene proposto, che noi sosteniamo dal comitato stesso, è appunto un giro circolare percorrendo una parte del percorso che fa anche la 30, quindi andando verso zona via Tigor, ma insomma il percorso poi lo si può definire appunto insieme alla Trieste Trasporti, ma comunque ci sono tante linee circolari, cioè è una cosa che già si usa in molti ambiti, anche la questione delle ambulanze, insomma ci sono tante vie a senso unico, non è né la prima né sarà l'ultima e non sarà così tragico. Sul fatto che sia una sperimentazione, io volevo sottolineare che è stata chiusa tantissimi mesi via San Michele al traffico in entrambe le direzioni e siamo tutti sopravvissuti, anzi c'era un sacco di persone che passeggiavano liberamente, che hanno proprio goduto di questo. 3 anni consecutivi esatto. Per i sottoservizi a traffico. Esatto, e non è stato così tragico in realtà il traffico dalle altre parti, insomma cioè, si sa, si gestisce una situazione, si disincentiva, si cambiano le abitudini, come tutto ci vorrà un attimino, i primi giorni ci sarà un po' di confusione, ma come quando insomma si cambiano i sensi unici nelle altre parti, ma insomma non sarà si un grosso problema. Dire lo stesso della galleria di Montebello, però mi pare che c'era un po' parcheggi, di agitazione sulla chiusura. Sì, vabbè, perché no, le polemiche che abbiamo fatto noi sono state sul fatto che non è stata riorganizzata
gli autobus, perché non c'erano le comunicazioni sugli autobus e i percorsi pedonali non sono stati messi in sicurezza. Queste sono le cose che abbiamo su cui abbiamo insistito molto, che su un intervento così lungo bisognava ragionare in modo diverso su autobus e pedoni per quanto riguarda la Galleria Montebello. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che la sosta, i problemi di sosta dei residenti lì, non li si risolve mettendo 5 parcheggi in via San Michele, perché alla fine quelli sono i parcheggi. Lì si risolve facendo un serio piano della sosta e delle politiche di sosta differenziate a seconda delle zone, a seconda delle necessità, con i parcheggi già esistenti, quelli a pagamento, facendo delle politiche per residenti a prezzi calmierati, facendo la possibilità di usufruire dei bus navetta, e soprattutto non possiamo pensare ai turisti quando mettiamo mano a vie di questo tipo. Cioè, c'era un passaggio dell'assessore Babuder che dice potrebbe essere invaso dai turisti. Cioè, quando noi andiamo a Parigi o a Londra non ci viene in mente di entrarci in auto, ma neanche morti, perché le città non sono fatte per entrarci in auto da turisti. Cioè, la logica dovrebbe essere, e questo lo prevede anche il piano urbano di mobilità sostenibile, i parcheggi di cintura e dei collegamenti efficienti per proprio su questo, no? Proprio questo, sabato domenica a Trieste era invasa dalle auto non solo perché di non c'è un turisti efficiente, ma da transfrontalieri, soprattutto perché, banalizzo, la domenica soprattutto in Slovenia chiude tutto e di conseguenza arrivano prima a Montedoro e poi a Trieste. La città però effettivamente dopo è invasa dalle macchine, no? Ma perché sì, le previsioni gestito, dei cioè non funzionano i parcheggi di cintura. Non funzionano i parcheggi di cintura, dei collegamenti semplici e ben comunicati con il centro cittadino. Per noi importante è ad esempio quello del mercato ortofrutticolo, che lì verrà creato chiaramente una situazione di parcheggio, di interscambio, come dall'altra parte ci sarà anche all'interno del Porto Vecchio, quello che è previsto anche per quanto riguarda i codici urbanistici, nel senso che è previsto un parcheggio proprio per fare in modo che la gente non arrivi in centro città, e su questo sono d'accordissimo, ma siamo tutti d'accordo su questo, bisogna creare dei contenitori ai lati del centro città. Dopo, se per cintura si pensa a, non so, o piscina o addirittura periferia, adesso, no, però insomma, ci sarebbe per esempio il Park Bovedo, che al momento c'è, poi però non hai questo, diciamo, questa incentivazione a andare lì e magari a spostarti verso città, non è ancora promozionato, che non poi so come sarebbe dire. Già una buona cosa se lo facesse, diciamo, chi viene a fare il turista, nel senso che già quello, perché a me è capitato negli ultimi anni, è vero, trovi in posti improbabili. Cioè, una volta era impensabile trovare, non so, in Piazzetta della Valle la targa straniera o in posti alla fine e quindi già c'è un problema, perché dopo si diceva anche il discorso perché c'è i residenti. A oggi quelle vie la sera, se uno va a vedere la situazione qual è una situazione che già ci sono i parcheggi, nel senso che la sera, per fortuna, diciamolo qua, nel senso, con estrema sincerità, qualcuno chiude un occhio, perché la sopravvivenza di chi vive in quelle zone là è sposta l'auto ogni giorno, però dipende da che mobilità hai, perché io oggi non la sposto più perché lavoro in città e a quel punto posso dire è vivibilissima la città perché arrivo a piedi sul luogo di lavoro. Ma se io ho un luogo di lavoro e non ho di proprietà un box auto, un posto di mettere l'auto, e vivo in una zona del genere, non c'è quel servizio là, l'auto la sera è in marciapiede. Oggi, se noi facciamo il giro, le auto residenti sono là. Sì, sì, quindi quell'esigenza c'è. Allora dico, piuttosto degli chicane per allettare il traffico, se noi mettiamo i parcheggi per ridurre la carreggiata e diamo un servizio di compensazione, probabilmente è più ragionevole. Perché le chicane ci sono state che sperimentazioni, lo dico perché ho visto la giunta di centro-sinistra quando aveva fatto, per esempio, in via Locchi delle sperimentazioni. Insomma, bisogna anche capire il contesto della città, nel senso, e non fare una cosa troppo ardo, dico troppo spinta, ma fare una cosa che comunque rispecchi quello che è. Per quello che dico, torniamo al discorso di prima, sarebbe buono che l'assessore, visto che c'è una volontà di tornare su temi che erano io già quello del traffico, detto, vada a fare un confronto anche dopo, giustamente qualcuno è contento, altri no, perché dicono di Piazza Promessa. E quello che manca, solo per chiudere il ragionamento, quindi, quello che manca oggi, secondo me, è che ovviamente non possiamo parlare di questa cosa qua senza avere anche chiaro cosa si vuole fare dell'autobus. Perché è ovvio che anche abbiamo detto, certo, l'abbiamo detto anche noi qua per primo, per esempio, è decisivo, se è decisivo salita, e ci vuole alla fine probabilmente un circolare. È non fai parcheggi, più non fai marciapiedi, non fai secondo nulla. Me, a mio modo di vedere, l'autobus lì in salita non passa, perché altrimenti non fai tutto l'altro. Però dico, è brutto secondo questo modo dove tu cali un elemento nella discussione senza che ci sia l'altro elemento che è collegato. Nel senso, i due elementi della discussione. Però di mezzo c'è Trieste Trasporti che deve dire qualcosa. Su questo proprio il ragionamento non va fatto esclusivamente su via San Michele. Sì. Va presa bisogna prendere tutta quella zona e fare un ripensamento anche per dare poi
questa possibilità ai residenti di parcheggiare, perché effettivamente lì la situazione è al limite per molti. Si parlava prima del famoso ring, l'ha detto il sindaco, ma ad esempio noi non abbiamo una, cioè fortunatamente non siamo, sembra una brutta battuta, non siamo a Udine che può permettersi di avere un ring vero e proprio dove hai dei parcheggi. Allora sicuramente, come diceva giustamente l'amico Bernovic, i due contenitori, quello che troveremo sostanzialmente al Molo Quarto e quello che troveremo all'altezza del mercato ortofrutticolo, sì, diventano una sorta di parcheggi di cintura, e sarà molto semplice poi poter arrivare anche a piedi, e ovviamente bisognerà dare chiare, anche mi viene a dire in prospettiva di togliere queste maledette auto dalle rive, perché su questo credo che non ci abbiamo siano parti politiche, no? Abbiamo un lungomare sindaci splendido, diversi la pensano al suo modo, ma devono ma riuscire a guagliare. Quanti triestini vanno a fare la passeggiata sul lungomare? Pochissimi, proprio perché invasa delle auto, per cui questo è un concetto che va assolutamente riportato. Purtroppo il parcheggio del Silos è un parcheggio che ha delle difficoltà strutturali, è stato pensato per macchine di altre dimensioni, sì, e spesso e volentieri è difficile da utilizzare, per cui i due nuovi contenitori poi invoglieranno sicuramente ad questo arrivare. Questo è anche vero, perché in effetti il silos, cioè il parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, un SUV fa fatica a entrare, cioè a fare lasci le curve, la fiancata, no? Sì. E quindi è pericoloso. Per cui, fatti questi concetti, sicuramente, anche perché poi sulle rive siamo di fatto nel cuore della città, quindi diventa un ring un po' particolare che ti porta all'interno del cuore della città. Se parcheggi all'altezza del Porto Vecchio o all'altezza del mercato ortofrutticolo, sei a piedi in 6 minuti nella zona pedonale che va da Piazza Venezia, certo, devi accettare insomma di farti la camminata, anche perché altrimenti credo che quello sia, mi viene a dire che turista sei. Il sindaco è stato chiaro su questo già dall'inizio, al fine poi di liberare queste benedette rive dalle auto. Bene, devo dire una discussione molto costruttiva. Subito dopo la pubblicità vediamo invece di spostarci sul fronte Viale D'Annunzio, la pista ciclopedonale come illustrata prima da Babuder. Perché sì, perché no, tra pochissimo. Bentrovati ancora a Ring, abbiamo approfondito il tema di via San Michele a senso unico, ci spostiamo in viale D'Annunzio. Andiamo a vedere quella che è la slide che abbiamo approfondito in precedenza con l'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder. Questo è un caso di specie rispetto a ciò che dovrebbe sorgere abbastanza anche a breve in viale D'Annunzio. L'unica differenza è, vedete quei parcheggi per le bici sulla sinistra, non ci saranno i parcheggi per le biciclette, bensì i parcheggi in asse con la pista ciclabile bidirezionale per le auto, quindi parcheggi per le auto, una zona dehors, poi vedremo anche il rendering, la pista bidirezionale e poi sulla destra la possibilità di camminare per i pedoni davanti alle vetrine dei negozi. La Massolino sta già sul piede di guerra, è già partita praticamente, perché da un punto di vista del ciclista che viaggia in città, dal suo punto di vista era meglio altro, cioè era meglio la corsia in carreggiata. Intanto non era l'unica differenza, nel senso che anche abbiamo visto che c'era quell'enorme spazio nella slide che abbiamo visto per le radici per l'albero. Sì. E in quello spazio invece il comune, che non è così grande. Andiamo a vedere anche il rendering, cioè la slide numero 8. La slide numero 8 ci dà questo, perché questa ha la corsia bidirezionale, diciamo così, come verrà in futuro anche ben disegnata. Questo dovrebbe essere una situazione diciamo più realistica, quindi il pedone, le due biciclette a ambo i sensi, i dehors della gelateria, facciamo così, e vicino ci le sono i parcheggi di auto. Rispetto di tutte, allora, di tutte le maniere in cui ci si vuole spostare. Ci sono molte cose che sono percettibili immediatamente da questo rendering. Ad esempio, una delle prime cose che si possono notare è che, ad esempio, non c'è seduto nessuno sui tavolini. Se ci fosse seduta una persona, quella sedia sarebbe in mezzo alla ciclabile. Se fosse seduta una persona a uno di quei tavolini, le gambe della sedia sarebbero in mezzo alla ciclabile, perché lì in realtà non c'è spazio per mettere dei tavolini. Al di là di questo, immaginate appunto una persona che deve uscire a servire al tavolino del dehors,
con magari appunto il vassoio, sì, delle coppette in mano, e attraversa. Prima deve controllare infatti che tra i punti negativi questo c'era, che non escano che non arrivino ciclisti da ambo i lati. Quella peraltro è una via in discesa, quindi su quella strada una bicicletta raggiunge tranquillamente i 30 all'ora senza neanche toccare i pedali. E chiaramente qua sarà impossibile, ma al di là di questo il punto è che su un marciapiede un pedone si comporta giustamente come se fosse il suo spazio, uno spazio sicuro di cui lui è libero, non guarda la bicicletta, è libero di fruire, okay. Quindi ci sono, cioè, penso che chiunque abbia fatto 5 metri sulle terribili piste ciclopedonali che abbiamo in questa città si sia accorto che 30, cioè 100% delle volte c'è una persona sopra, c'è un cane in mezzo, c'è la persona appunto che va, ma legittimamente, tipo Viale Miramare, come esempio, tipo Viale Miramare che è terribile. E chiaramente è così, perché è giusto, perché quello è uno spazio per le persone a piedi dove devono sentirsi sicure. L'altra cosa è molto sgradevole di quanto affermato dall'assessore, che purtroppo aveva affermato anche durante la seduta di circoscrizione a cui ho partecipato, cioè sono andata ad ascoltare appunto, in cui veniva illustrato il progetto, ovviamente a cose fatte perché non è stato ovviamente condiviso prima, era appunto questo continuo denigrare le associazioni dicendo che sono andate a fare allarmismo, cosa che non è vera, e che sono andate a dire che avrebbero perso i parcheggi, cosa che non è vera, perché l'unica cosa che sono andata a dire appunto le associazioni è: ma vi hanno avvertito che vi cambieranno o vi toglieranno i Deor? E appunto dopo è stato mostrato questo rendering, che però chiaramente, cioè, non è accettabile per un'attività commerciale che è lì. L'altra questione fondamentale è che appunto questo tipo di soluzioni crea conflitto tra pedoni e ciclisti, ci saranno continue liti e ci saranno molti ciclisti che, perché se uno deve andare a fare la passeggiata a Barcola può anche metterci 20 minuti a scendere giù per Viale D'Annunzio, ma se una persona deve andare a lavorare, cosa per cui quella ciclabile dovrebbe servire, perché quella è stata inserita nel biciplan e non così, qua devo correggere l'assessore Babuder, perché nel biciplan non era così, era una corsia da un lato e una corsia dall'altro sulla carreggiata nel biciplan del comune approvato da questa maggioranza. Chiaro. Quindi se devo andare a lavorare un ciclista non userà questo perché sa che si troverà il pedone in mezzo e quindi verrà insultato dagli automobilisti, quindi in pratica questa è la soluzione che fa sempre insultare i ciclisti da parte dei pedoni e degli automobilisti. Ma non è solo questo, perché ci sono tantissime intersezioni, ci sono garage, ci sono strade, ci sono uscite appunto da portoni, case, e rendetevi conto che quando un'auto esce da una di queste vie sarà portata naturalmente a guardare solo chi arriva da sinistra, perché le auto arrivano da sinistra, quindi dare la precedenza a chi arriva da sinistra, non guarderà le bici che arrivano da destra. Ci sono tantissimi studi che dimostrano che questa soluzione è in assoluto la più pericolosa, perché il problema è proprio nelle intersezioni, senza tralasciare il fatto che per arrivare a quella pista bisogna attraversare la strada, quindi se io arrivo da Largo Sonnino verso Piazza Foraggi per prendere questa ciclabile devo attraversare la strada, e là rischio che mi investano. Una volta che faccio questa pista ciclabile per andare in galleria devo riattraversare le strade, e là rischio che mi investino. Quindi il problema di questo tipo di soluzioni sono le intersezioni, perché là c'è il più grosso rischio. Normalmente un ciclista se va per strada non viene investito così nel rettilineo, il problema sono le intersezioni, e questa è la situazione in assoluto più pericolosa. La soluzione proposta dalle associazioni, dimostrata che è in assoluto la più sicura e che era anche inserita nel biciplan, è la pista ciclabile in strada, in carreggiata. Quindi perché la bici è un veicolo. Quindi deve quella del Porto Vecchio nuova. Quella del Porto Vecchio nuova sì, che è Russo ha criticato. Mettetevi d'accordo. No, vabbè, sì, però anche la corsia Viale D'Annunzio o Porto Vecchio è diversa. Qui ci sarebbero comunque i parcheggi. Chi esce dal parcheggio? Allora, ci sono altri risvolti positivi, secondo alcuni, abbiamo sentito il parere della Massalino. I risvolti, secondo altre persone positivi, sono che quell'area, diciamo così, viene riqualificata complessivamente. A me veniva in mente, non c'entra niente, perché qui c'è il pedonale, ma a me veniva in mente il viale di una volta con le auto azzuffate e azzeccate una sopra l'altra. E viene in mente Viale D'Annunzio. Vediamo con le slide 5-7 come oggi. Vediamo come oggi, perché poi noi parliamo di piste ciclabili, di marciapiedi. Ma oggi quella zona là non è, a me viene da dire, niente. Nel senso, anche quella successiva se si può vedere. Perché poi bisogna anche prendere in considerazione quella che è la realtà.
per cui si cerca sempre di migliorare. Non siamo già nel paradiso e cerchiamo di fare qualcosa in più. Ci troviamo in una situazione complicata per i pedoni che non riescono a passare, per le bici che oggi non ci sono. Cioè, oggi le biciclette non hanno nessun tipo se non il normale accesso alla strada in quella zona. Per cui con coerenza ed intelligenza si va ad affrontare quello che è il problema, perché non è possibile che da zero si debba passare a 100, con tutto il rispetto dei ciclisti, della mobilità sostenibile, quello che volete voi. Dobbiamo cercare di tutelare una serie di situazioni che secondo me con questa soluzione sono tutelate. In primis diamo finalmente la possibilità ai ciclisti di percorrere in rispetto adesso sicurezza quella che è Viale d'Annunzio. Seconda cosa, diamo la possibilità ai pedoni di non trovarsi le macchine che arrivano fin dentro i portoni. Terzo, continuiamo a dare la possibilità di avere degli spazi all'aperto per i commercianti che oggi, tolti qualche punto, si trovano in Viale d'Annunzio invasa dalle macchine. Andando a regolarizzare anche nella parte bassa la sosta, andiamo a perdere, perché ho visto qualche messaggio preoccupato, andiamo a perdere pochissimi posti. E veramente si contano sulle dita. Babudar ha detto 4 posti. Io devo dire la verità, non so come si fa solo 4 posti. Comunque, con la regolarizzazione, dei parcheggi in Viale d'Annunzio, non dico il marciapiede di via San Michele, ma a tratti siamo lì. Ma l'unica cosa che ha detto è Giorgi, nel senso è che per i pedoni migliora la situazione di quello che prospettano, però tutto il resto secondo me no. Nel senso, l'unica cosa, oggi non hanno dove andare. Sì, però i ciclisti là, è vero quello che si diceva, cioè quando tu metti i ciclisti comunque in marciapiede, che è uno spazio che il pedone sente comunque suo, basta vedere cosa è successo in Largo Santos. Uno va a vedere la ciclabile, c'è la gente che cammina sulla ciclabile, perché normalmente è uno spazio considerato pedonale quello. E anche sul discorso, discorso dei dehors, comunque abbiamo visto che devi avere l'attraversamento di chi ha il locale verso l'area dehors. Ma c'è qualcuno che attraversa una strada fine, oggi per andare al proprio dehors? Funzionerà solo perché ci saranno pochi ciclisti, perché probabilmente quella pista ciclabile là non può essere utilizzata dai ciclisti. Ma perché a quel punto perché tracciarla di ciclisti? Ci sono nel senso non è vero, perché alla fine, allora, c'è un discorso là, posso dirti che il discorso c'è quello, le ciclabili hanno senso comunque quella se la velocità di percorrenza dei ciclisti è bassa. Nel senso, se fosse un'area dove per esempio il ciclista va a 10 all'ora, quella ciclabile là sarebbe funzionale, ma se hai una percorrenza come più veloce deve essere in strada, perché alla fine fa quella la discriminante, è quella. Per esempio, che Porto Vecchio è un'area che giustamente è tracciata comunque in strada la ciclabile, perché è un'area per esempio estesa dove la velocità di percorrenza uno si aspetta che sia superiore. Su un'area invece che può essere, non so, da Viti, che porti il bambino, tipo in Campi Elisi a fare il giro, ci sta bene che ci sia anche una ciclabile, diciamo, più protetta che in zona pedonale, ma ha quella funzionalità là. Io porto magari mio figlio, se ho un figlio, e gli permetto, c'è un'area sicura dove può fare delle prove di andare con la bicicletta. Però scusami Luca, due considerazioni, dopo lascio per Stefano, due brevissime considerazioni. Questa è una soluzione molto simile a quello che avviene ad esempio anche in grandi città, a Roma, dove io uso le piste ciclabili, e in periferia, ovvio i marciapiedi sono ancora più larghi lì, c'è questa possibilità, quindi le macchine parcheggiano in strada, c'è una doppia corsia su un marciapiede per la pista ciclabile e poi c'è il marciapiede con i dehors. La seconda considerazione che secondo me va fatta è che anche qui andiamo a, in qualche maniera, a risolvere una situazione che oggi non è gestibile. Oggi chi va in bicicletta va in strada. Si parlava prima di mettiamo le corsie in strada. Lo farà ugualmente, purtroppo, ma attenzione, la realtà dei fatti è questa, lo farà ugualmente. L'unica cosa che sarà risolta, come dicevo prima, è per i pedoni. Attenzione però, oggi la proposta che faceva la consigliera Maggiolina era di far andare le bici in strada con una sorta di corsia semplicemente disegnata a terra, mi pare che si chiama bike line. Non è la mia proposta, comunque, nel bici plan, che voi avete approvato. Qui consigliere, ma in questo momento qui lei ha proposto questo, giusto? Sì, ripeto che non è la mia proposta, è quello che c'è scritto nel bici. Ho capito, qui ha proposto questo, non faccia polemica su una corsia in cui passano le biciclette dentro la carreggiata, me l'ha spiegato prima. Uno spazio, mi viene a dire, uno spazio di rispetto per consentire per esempio alle portiere delle auto di aprirsi senza andare contro i ciclisti, il parcheggio delle auto parallelo all'asse stradale, questo sarebbe l'idea. Attenzione, con la problematica che poi, come si è detto prima, arriva la macchina dell'intersezione, guarda da una parte o dall'altra, qui ancor peggio, la macchina va in retromarcia, rischia di tirare sotto il ciclista. No, cioè, cerchiamo i parcheggi paralleli. Con i parcheggi paralleli, quindi può esserci non la portiera. Non a pettine, può esserci la portiera. La portiera c'è quello spazio. Però a quel punto, abbiamo detto che c'è lo spazio per la portiera. Chiedo scusa,
il sacrificio di togliere qualche posto auto ci può stare per venire incontro a chi decide di spostarsi con la bici, però se metto le bici in strada, a quel punto lascio il parcheggio a pettine, perché altrimenti vado a penalizzare due situazioni. Quindi, come sempre, dobbiamo avere il buon senso. Non si perdono parcheggi. Puntiamo sul fatto che non si perdono parcheggi. Allora, non potevamo fare la stessa cosa con la ciclabile in strada? La stessa identica cosa, le auto tirate giù dal marciapiede, a quel punto il marciapiede rimane piccolo e non consente, diciamo così, il discorso. Le auto in strada, il marciapiede sarebbe solo largo come tutto lo spazio. Tutto lo spazio, quella è una riqualificazione. Sì, peraltro, se posso dire, 1 milione di euro per 1 chilometro la ciclabile, ragazzi, siamo veramente una spesa folle. Beh, per le piste ciclabili concordo. Sono amante delle due ruote per quanto riguarda lo sport, mentre per quanto riguarda la mobilità sono ancora un po' dubbioso. Perché e infatti proprio su questo direi d'annunzio ho voluto approfondire anche con l'assessore, chiedendo principalmente la questione parcheggi e la questione Deor, che è quello che succedeva. Le garanzie sono state tali che i parcheggi, abbiamo visto, non vengono persi, e Deor, che sono 3 o 4 locali, lato destro è stato anche questo visto, non avranno ripercussioni, e questo è fondamentale. Poi, al fatto della proposta di avere le auto parcheggiate e la parte ciclabile ancora verso la strada, quello che adesso viene proposto, quindi in mezzo a il parcheggio e a un autobus, io non so la sicurezza di un ciclista, sicuramente si può leggere qualche studio, sarà più pratico, come sappiamo che sono pochi i ciclisti che utilizzano le piste ciclabili, diciamo, attualmente. Quello che è stato proposto con questo piano, secondo me, è interessante. Secondo me, chi uscirà dai locali, dai bar, dai portoni di casa, avrà l'accortezza di magari verificare, perché poi c'è l'abitudine. L'importante è che anche i ciclisti non corrano. La ciclabile sulle rive è scandalosa, però sono completamente diverse. Esatto, quella di Venezia Nuova è completamente diversa. Due sono completamente diverse. Quella in Porto Vecchio è quella che dice bene la Massolino, quella sulle rive è quella per i Cordoli. Ed è sempre invasa, sulle rive e praticamente nella zona pedonale, tra le aiuole, ed è sempre piena da pedoni. Cioè, io ho centinaia di foto, se volete ve le invierò alla redazione. Ma infatti dicevo, è completamente diversa rispetto a quella della Bretella sulla ciclabile, e sarà lo stesso quello che avrà in Viale d'Annunzio. Però non è le bici devono andare piano, perché quello è l'asse portante del biciplan del comune di Trieste. Hanno diritto di correre, non ho capito. A fare andare veloce le bici, quello, perché la bici è un mezzo. Allora dovrebbe essere un posto chiuso. Lei dice no, che non serve un posto chiuso, anzi lei desidera solamente una riga per le bici. Non sono pericolose per le auto, sono pericolose per i pedoni se vanno veloce, quindi basta che sì, le bici, ma dopo la conseguenza, questa è vera, le macchine sono pericolose, perché dopo maggiore la velocità di percorrenza di bici, più va in strada, cioè, è normale. Tutte le statistiche dimostrano, si può leggere un po' di studi magari, e gli studi dimostrano che le corsie, le piste ciclopedonali bidirezionali di questo tipo sono mille volte più pericolose di quelle che voi chiamate le strisce per terra. Le strisce per terra sono riconoscibili, fanno sì che l'automobilista riconosca che quello è uno spazio dedicato alle biciclette, rallenta e le sorpassa a maggior distanza, non sono e non di farlo. Avvengono non incidenti. I pedoni sono nel loro spazio e giustamente se lo godono, e deve essere così. Quindi noi siamo assolutamente. Le macchine sono nel loro spazio. Le macchine devono avere la cura dei tutti. No, la strada non è delle auto, la strada è delle persone, e lo dice addirittura il codice della strada. Tutto chiaro. Mi verrebbe ancora da domandare cosa pensate della ciclabile dentro la galleria, ma qua mi sa che apro. Io sono totalmente contrario, per esempio, perché chiaramente io penso personalmente che non c'è nessuna possibilità di sosta d'emergenza per i mezzi dentro la galleria. Noi abbiamo una ciclabile straordinaria che è la Cottura, dove le biciclette vanno sostanzialmente. Quella da San Giacomo che finisce fino a ricreativa, cioè non mi puoi fare paragonare la ciclabile che è ricreativa, con tutto rispetto, con un'esigenza di spostarsi, che divisorio, questo lo devi dire. Il divisorio che hai citato
È una questione che va fatta, o guardrail o quello, va fatto nelle nuove gallerie, come abbiamo visto in quella che è stata rifatta anche via Alberti. Cioè non è una scelta perché c'è la ciclabile. Cioè le gallerie devono avere una parte divisoria con la parte pedonale. Mm. Quindi ovviamente... Qua scrive una signora, ma la fermata dell'autobus la mettiamo sulla ciclabile? Sì, in tutti gli altri paesi. Ma come adesso? Cioè, non è che ma di cassonotti che vengono da città Io però una parola devo spenderla a difesa anche degli uffici. Tutte le altre città è così. Cioè, c'è la pista ciclabile, c'è la fermata dell'autobus, l'autobus si ferma, insomma... Cioè, e via andare. Giorgio. In par condicio si sta meglio perché bisogna parlare gli stessi minuti a testa. Allora, stavo dicendo che bisogna anche spendere una parola per gli uffici, perché abbiamo visto delle schede tecniche con delle indicazioni che non sono frutto della fantasia dell'assessore, ma sono frutto di chi lavora all'interno della struttura comunale, degli uffici tecnici, dell'urbanistica, della viabilità, che ha delle professionalità che ci portano delle soluzioni, ci fanno bilanciare quelli che sono i pro e i contro e vanno rispettati. Non è possibile che ogni volta ha letto quello studio, ma abbiamo dei deficienti che lavorano in comune. Allora non riesco a capire. Bisogna avere un po' di rispetto di chi lavora e di chi porta delle soluzioni. Poi si possono fare delle scelte, perché le scelte fanno parte di quello che è il mandato politico, ma non è possibile contestare ogni volta e dire no, quella è più pericolosa. Ma se il tecnico ci dà delle indicazioni diverse, dobbiamo tener conto o no di quello che ci dicono i tecnici? Anche il biciplan che voi avete approvato è stato fatto dai tecnici, eppure state facendo qualcosa che è completamente in contrapposizione col biciplan fatto dai tecnici che voi avete approvato a livello politico, e adesso fate tutta un'altra cosa. E lei prima parlava di coerenza? Questa è coerenza? No, mi perché sembra che si migliorano i tecnici, si migliorano i differenti anche i tecnici. No, c'è un dibattito tra tecnici, giustamente. E su questo spesso accade, effettivamente. Allora, pubblicità, torniamo tra poco. Allora, volevo spostarmi in quest'ultima parte di Ring un po' più in periferia per andare a vedere quello che succede in via Paesiello, in particolare in campo Metastasio. Parliamo di un supermercato che chiude, che è una cosa piccola, magari anche banale, ma che significa tanto per chi vive in quella zona della periferia della città densamente popolosa, dove soprattutto gli anziani non possono più andare a fare la spesa a piedi, dove peraltro ha già chiuso un altro supermercato poco distante, lasciando praticamente una situazione che riguarda tra le 13 e le 15.000 persone che gravitano in quei condomini di via Paesiello, Poggi Sant'Anna, Santa Maria Maddalena Inferiore, San Saba. Abbiamo almeno tre nomi per quel rione, siccome sono nato lì li conosco più o meno tutti, insomma via Paesiello, così si semplifica, che non avranno più diciamo così la possibilità di acquistare sotto casa, cosa appunto più gravosa per gli anziani, ma è anche il segno, come dire, di una parte della città che perde comunque dei servizi. Gianluca Paladini. Ha fatto la spesa, forse sì. Una delle ultime spese di questo supermercato. È la fine del mondo, perché c'è il famoso di Piazza che fa i supermercati ogni canton, e qua che è l'unico che siamo in questa zona, e lo chiudi. Questo punto vendita della Coop è l'unico che serve una zona molto molto ampia, quindi la preoccupazione dei cittadini è quella di non avere più un punto di prossimità dove fare la spesa. Addio al supermercato Coop di Campo Metastasio nel rione di Poggi e la popolazione è in fermento. Tra qualche settimana l'unico punto vendita che ha aperto nel lontano 1984 chiuderà i battenti. Un dramma soprattutto per i tantissimi residenti anziani che non possono guidare la macchina. Il tutto accade in una periferia della città dove già la catena Bosco aveva chiuso il suo punto vendita dislocato in via Paesiello nel piazzale sotto allo storico campetto di pallacanestro. Non la mestia neanche fa pensare. Da quanto fa la spesa in questo luogo? 40 anni, da quando che hanno aperto. Quella gente è abbastanza gente anziana. Certo. E non si può spostare con la macchina. Una vergogna, perché 40 anni stavo qua. E 40 anni si è aperto la Coop. Lei abita proprio tra questi palazzi. Questa. Quindi è fondamentale questo punto vendita. Poi adesso che non ho più il marito, che non ho la macchina, e più sono
parada, si immagina se posso andare in altri posti. Ma i cittadini non sono rimasti con le mani in mano e hanno organizzato una raccolta firme dentro al bar di Campo Metastasio. Chiedono che Coop Alleanza mantenga il supermercato o che venga favorita l'apertura di un nuovo punto vendita. Allora, più di 100 firme già da ieri sera nel bar Crown Lunch di Campo Metastasio. Guardate, qui ci sono i fogli, sono tante le persone che si stanno riversando qui al bar per salvare la Coop di Campo Metastasio. Chiediamo insomma che la gente possa venire comunque a firmare, ecco, perché ci sono tanti anziani qua, ecco, sarebbe un grande aiuto, soprattutto per loro, ecco. Magari i giovani possono andare a tenere i supermercati in giro, ma ci sono tanti anche disabili, non autosufficienti, no? Anche lei fa la spesa la Coop? Assolutamente sì, e mi sembra impossibile che questo rione così grande, popoloso di persone anziane, anche grandi anziani, rimanga senza un luogo dove poter fare la spesa. Avete firmato sì, qui al bar? Certamente, certamente. Speriamo magari che si smuovano le acque, perché ci rendiamo conto che questo supermercato serve praticamente tutto il rione. Bene, allora, aggiornamento in diretta. Bernovic, a che quota siamo di firme? Siamo a 400 firme, quindi mi è fatto molto piacere, perché anche grazie al vostro servizio molte persone sono venute a firmare questa raccolta per chiedere alla Coop se può rivedere questa scelta o di prolungare comunque l'apertura fino a quando magari ci potrà essere un subentro di un altro marchio, perché comunque è un luogo importante. Come sappiamo, molte persone sono arrivate lì 40 anni fa e adesso chiaramente siamo dai 70-80 anni, quindi sono tante persone effettivamente anziane. Ho parlato anche con diverse persone che mi hanno confermato che anche l'apertura di nuovi punti vendita in via Flavia ha poco influito sull'andamento, perché lì effettivamente vanno tanto i residenti, molti anche a piedi proprio, no? Certo, sappiamo, certo. Poi anch'io abito lì vicino, quindi conosciamo molto bene la zona, quindi mi fa piacere ancora questa raccolta firme. C'è ancora qualche giorno, quindi invito tutti a dare un po' sostegno e magari così le Coop magari potranno mettersi anche una mano sul cuore per agevolare la popolazione cristiana. Ecco, Giorgi, non è solo il tema del supermercato, è il tema di una delle periferie della città dove si perdono servizi e di conseguenza poi alla lunga si perde anche socialità. Per esempio, nella stessa parte del rione, sempre a Poggi Paese, c'era il centro civico che non c'è più, è stato spostato, per l'amor di Dio, in via Macelli, sono spazi più funzionali, più ampi, eccetera. Però perdi quello, perdi la panetteria, perdi il supermercato, il rione ne risente sotto altri aspetti poi. Sì, anche perché lo viviamo in certe zone della città, la desertificazione commerciale è un problema, l'abbiamo visto ad Altura, per essere comunque in zona, lo vediamo con la chiusura a meno di 300 metri in linea d'aria dell'altro piccolo supermercato di via Cesare dell'Acqua, ma lo vediamo a San Luigi. Indubbiamente siamo davanti a iniziative meramente commerciali e quindi le scelte, le logiche, ovviamente in questo caso di Coop, ahimè, io prego che il consigliere Bernovic abbia ragione, a mano sul cuore, ma più che Coop tenere aperto, secondo me speriamo che Coop possa agevolare, visto che è proprietaria dell'immobile, poi l'eventuale inserimento di un'altra catena, perché voi sapete che Coop adesso ha un grosso impegno a breve nel rione di Cattinara, perché non ci nascondiamo che sono loro ad aver acquistato l'ex supermercato Zazzeron e probabilmente per logiche commerciali, da quello che sentiamo, ovviamente chi lavora adesso nel supermercato che viene chiuso sarà spostato lì e quindi rientra in quella che è una visione a volte poco presente sul territorio. Sai, quando c'era Coop Trieste, Istria, Fiume, eccetera, era nel cuore pulsante della città, era gestito dalla città. Qui ci troviamo davanti a un colosso che purtroppo fa scelte commerciali. Ecco, la preghiera che si può fare forse a Coop è che in qualche maniera venga agevolato l'accesso di un nuovo soggetto, che magari un subentro che magari possa dare un servizio comunque importantissimo lì. È un augurio che chi comunque tiene il bar, il veterinario e gli altri piccoli negozi, la parrucchiera, tengano duro, perché veramente rappresentano comunque un'unicità in quella zona. Certo, è un piccolo discorso insomma che però riguarda, no, la vita di parti della città, no? Che altrimenti
rischiano di scomparire, io dico soprattutto a livello di socialità, Bressan, no? Beh, perché sicuramente non è il supermercato, è la catena di cose che non ci sono più. Io posso fare un ragionamento, ovviamente non è una zona che io conosco benissimo, però vi ho ragione, abbiamo capito che prima qual è la zona dove risiedo. Il ragionamento è che vedo una parte di città sempre più vissuta e sfruttata, che è la parte del centro, a discapito poi anche di dinamiche dove vengono meno invece anche spazi di socializzazione magari in periferia. Poi è vero che questa è una situazione che è ovviamente commerciale, nel senso che sono ragioni commerciali aver fatto questa scelta, probabilmente come spiegava anche Giorgi prima in maniera chiara, anche che ovviamente ci sono anche altri investimenti, ovviamente si entra nelle ragioni commerciali. Magari una volta, come si diceva prima, anche prima di venire qua in onda, si pensava che si potevano tenere anche due punti vendita, anche se magari non erano, diciamo, top. Adesso invece sembra che probabilmente l'ottica sia diversa da quel punto di vista. E un po' dispiace perché una copertura anche più capillare del territorio ovviamente garantisce un servizio che vediamo si va a perdere e poi va a impoverire anche tutto il resto, perché è ovvio che le realtà, la socializzazione, le realtà commerciali un po' si attraggono una con l'altra, no? Se viene meno qualcosa comunque si impoverisce alla fine la catena commerciale e anche lo spazio sociale. Certo. Per quello poi la politica può fare qualcosa, probabilmente deve capire se riesce a anche agevolare le condizioni, perché è ovvio che non dipende ovviamente l'apertura dei supermercati, anche se qualcuno li va a inaugurare spesso, dico non è che dipenda dalla politica, sono ragioni commerciali, però vedo che tanti vanno anche a inaugurare i supermercati, però dico non è che dipendono da quello, forse però può mettere le condizioni in campo perché alla fine si possa essere un'attrattività di territori che magari lo sono diventati meno. Mansolino, è anche la storia di periferie che cambiano, perché se io penso a 20-30 anni fa c'erano problemi in parti diverse della periferia che ora sono molto più vivibili e vale anche il contrario però. Certo, siamo preoccupati anche noi per la chiusura di questo punto vendita e infatti siamo pronti anche a mobilitarci a fianco della cittadinanza proprio per scongiurare questa ipotesi, perché potrebbe essere, come è successo al Tura, no? Solo il primo tassello poi di una mancanza di servizi a tutto tondo. Quello che noi crediamo è il modello della città policentrica, come viene chiamata, e quindi della città dei 15 minuti, che è quello su cui stanno puntando le grandi capitali europee. La pioniera è stata Parigi, no? E quindi l'idea di poter avere tutti i servizi di cui si ha bisogno a 15 minuti a piedi in bicicletta da casa, quindi vuol dire veramente una città più a misura di persona, che stimolando socialità e anche sicurezza, perché la trasformazione delle periferie in quartieri dormitorio è una tendenza di cui dovremmo preoccuparci molto. È chiaro che una delle cose che sosteniamo sempre ogni volta che aprono nuovi supermercati rotonde parcheggi, ma cioè, voglio dire, le persone di Trieste sono sempre le stesse, anzi sono sempre meno, quindi continuando ad aprire altri supermercati in realtà stiamo solo spostando gli acquirenti, perché non è possibile che si moltiplichino le necessità di cibo sostanzialmente, e quindi secondo noi andrebbero fatti dei ragionamenti seri su come incentivare invece l'apertura di altri tipi di servizi. Alcune proposte le avevamo fatte, ad esempio una degli emendamenti che abbiamo fatto in modo congiunto sia in regione con il patto che in comune con adesso Trieste a bilancio era stata la proposta di un negozio non è solo un negozio, che è un progetto di Bari molto di successo, in cui sostanzialmente in quel caso il comune, noi proponevamo che lo facesse o il comune o la regione, ma insomma che qualcuno lo facesse, sostanzialmente si incentivavano con dei finanziamenti a fondo perduto i negozi per aiutarli a rimanere aperti in cambio di delle attività a bassa soglia di accesso che aiutassero la socialità e migliorassero appunto la fruizione del rione per tutte e per tutti. Questo a Bari sta funzionando molto bene, noi l'abbiamo proposto anche qua ma è stato bocciato. Secondo noi ci vorrebbe molta più attenzione proprio per rendere più vivibili, sicuri a misura di persona gli spazi urbani, e questo è assolutamente fondamentale in una società che sta andando verso delle modifiche strutturali enormi e sempre più accelerate, no? Bisogna incentivare certe forme, lo vediamo con l'e-commerce ad esempio, cioè il boom che c'è stato di acquisti online dopo il Covid ha sicuramente creato un problema, però ci sono diversi modi, no? Uno è assecondare un cambiamento e cercare di guidarlo, e l'altro è subirlo solamente, quindi bisognerebbe mettere in campo delle azioni concrete per da una parte aiutare i commercianti e fare in modo che le persone abbiano i servizi. Certo, allora siamo negli ultimi 10-12 minuti, volevo ancora lanciare un ultimo servizio, la situazione del Rocco, visto che abbiamo parlato per mesi e mesi e mesi del fatto del Rocco inagibile, dei lavori che non partono, i lavori sono partiti, sentiamo. L'obiettivo nostro è di poter far disporre alla Triestina il 7 di aprile dello stadio.
35 giorni per la consegna del campo, l'obiettivo annunciato dal numero 1 della FIGC regionale Hermes Canciani al TG di Tele4 e di quelli ambiziosi. Del resto la ditta a cui sono stati affidati i lavori da 1 milione di euro ha un pedigree di valore assoluto. La Powergrass SRL di Milano lavora in tutto il mondo e ha realizzato campi d'eccellenza come quello del Sutton United a Londra, il Prince Faisal a Riyadh in Arabia Saudita, ma anche il più vicino Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto. Nessun dubbio quindi sulla specializzazione degli addetti, che si dovranno anche occupare del rifacimento post concerti di Ultimo e Max Pezzali, ma siccome non si tratta di una semplice rizzollatura, si era sempre parlato di una tempistica vicina ai 2 mesi per il completamento. L'intervento infatti prevede la sostituzione completa del sottofondo del campo, l'installazione di un impianto di riscaldamento interrato e di un nuovo impianto di irrigazione, fino ad arrivare al rifacimento del manto erboso, che peraltro dovrà avere il tempo per attecchire a dovere. Le due ruspe in azione sul terreno dello stadio dedicato al Paron hanno infatti già provveduto a ribaltare completamente il terreno andando in profondità. Un lungo fossato è già stato scavato in corrispondenza della curva Furlan, con solchi grandi e profondi come trincee. Al netto dell'imprevedibilità del meteo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si aspetta il campo pronto per il 7 aprile, quando la Triestina affronterà la Virtus Verona, o al massimo per il 20 dello stesso mese per ospitare il Novara. Partita al momento ancora in programma a Fontana Fredda, ed è proprio su questo dettaglio tempistico che ieri sera al Caffè dello Sport sono state sollevate alcune perplessità. È un mese, siamo lì, tra un mese consegnano il campo, non credo che ci sia la possibilità di fare un intervento così drastico, ecco, perché bisognerebbe togliere tutto il manto, mettere le serpentine sotto. Insomma, io penso che sia probabilmente un intervento per dare la possibilità alla Triestina di ritornare finalmente a casa e poi dopo i concerti fare il grosso. Infatti sono d'accordo con Nicola, effettivamente c'è qualcosa che fa pensare a un intervento dalle caratteristiche così provvisorie, parziali, in attesa poi di finiti i concerti, di fare il fisso. Allora, abbiamo voluto lanciare anche il servizio su Rocco, perché insomma ne abbiamo parlato tantissimo per tutte le beghe, insomma si va verso una soluzione. Con Giorgi ne parlavamo, però insomma tocchiamo ferro, perché Forza Unione, speriamo ferro, che tutti possano tornare a vedere la partita, a sfruttare i propri abbonamenti. Certo che un mese di tempo, pronti via, serpentina, rifacimento, fondo, campo, tutto quanto. Diciamo, dai, io firmerei per il 20, no? Per il 20. La partita del 20 sarebbe perfetto, un bel ritorno per tutti i tifosi, per noi abbonati, anche perché speriamo che la Triestina, dopo la vittoria insomma di ieri, abbia potuto dare una seconda svolta al campionato. La prima è stata molto negativa, la seconda speriamo che ci possa riportare verso quello che era all'inizio un sogno, no? Perché la squadra andava molto bene, c'è stato il problema indubbiamente del campo. Speriamo, facendo una battuta anche per sdrammatizzare, che adesso scavando così a fondo per mettere serpentini porta via anche la sfiga, che ormai da 35 anni, e dal gol della Vispesaro all'inaugurazione c'è un po' perseguitato, no? Per cui, battute a parte, si sta facendo un lavoro importante. Guardate, il riscaldamento del manto erboso è importantissimo. C'è una differenza di quasi 6 gradi fra l'area davanti alla curva Furlan e l'area della curva Nord. Visto che il manto, anche se tanti lo pensano fatto di zolle, sì, un corpo unico. È un corpo unico che respira, che si muove addirittura. Io ho seguito per 3 anni lo stadio Rocco, ero 3 volte a settimana con gli operai, c'erano problemi diversi, io dovevo far strappare via i fiorellini che uscivano e potevano indebolire quello che è stato premiato come miglior manto erboso d'Italia dalla Lega Calcio quell'anno in cui giocò il Pordenone. Per cui c'è anche un investimento importante dell'amministrazione comunale, perché noi spendiamo quasi 400.000 euro all'anno per il mantenimento del manto erboso dello stadio Rocco e dello stadio Grezzar, dove la Triestina si allena, c'è un misto sintetico. Qui sicuramente, tolte le problematiche, le polemiche che ci stanno sempre da una parte e dall'altra, andiamo verso finalmente la possibilità di fruire di un campo, anche perché l'azienda che interviene è di altissimo livello, di un campo che speriamo poi possa in qualche maniera rimettere in linea anche i nostri calciatori, perché con quello stadio, con questa società, io credo che ambire alla Serie B
toccando ferro e tutto quel che volete, anche quest'anno, perché a volte quando sembra tutto perso nello sport, e questa è la meraviglia dello sport, si può anche ribaltare quelle che sono le questioni, ma sicuramente nei prossimi anni è il palcoscenico minimo per questa città, per questo impianto e per la storia della Triestina. Insomma, ottimismo sfrenato. Ma se no facciamo altro, sono ottimismo sfrenato. Nello sport riaprirà prima il Rocco, ripartirà prima il tram, vedremo. Tra l'altro, insomma, la componente di adesso Trieste, Consiglio Comunale con Riccardo La Terza, è stata molto tosta sul discorso del Rocco, insomma, nel chiedere risposte. Certo, sì. E poi ci sono i concerti. Risposte, trasparenza, partecipazione, appunto anche i concerti, che non c'è ancora chiaro perché siano stati autorizzati, ad esempio, l'utilizzo del logo del comune, ma pare che non ci sia, che nessuno l'abbia autorizzato, si sapeva che c'erano, stiamo ancora, abbiamo curiosi, seguito da vicino la questione, continuiamo a dire che insomma non è stata proprio un esempio di rispetto e trasparenza nei confronti dei tifosi, ma peraltro dovrebbe essere ancora, invece, a proposito di calcio, ancora attiva la mostra su Stefano Furlan, che magari non ancora avuto l'occasione di andare a vederla, che è carina. E se posso, esatto, e se posso, visto che siamo in vena appuntamenti, volevo solo dire che questo weekend c'è anche una mobilitazione contro il DDL Salvini sul codice della strada, che è stato ribattezzato dall'associazione il codice della strage, e si terrà una mobilitazione anche a Trieste, quindi seguiteci contro contro Salvini, sempre contro la Lega, sempre contro qualcosa, insomma, contro chi cerca di ucciderci in strada. Lo troveremo più avanti, qualcosa di positivo da parte dell'opposizione. Noi proponiamo un sacco di cose, ma ce le bocciate sempre, tutte, ma almeno positive, dico, positive, non proponiamo cose, un sacco di cose positive, no, ad esempio l'aiuto c'è stata ai piccoli commerci, su quello almeno, perché ad esempio le ciclabili fatte bene, facciamo un sacco, spendiamo di soldi anche positive su quello, vedete. Beh, state spendendo 1 milione per 1 chilometro fatta male, ma infatti potreste magari farne qualcuno bene, costano pure meno come le vogliamo noi, costano pure meno come le vogliamo noi, ma diciamo che con 1 milione facevamo tutta la città come le vogliamo noi, ma riga di pittura, una pittura, una riga a terra, no, non è poco, funziona in tutte le città d'Europa, perché non dovrebbe funzionare? Ma quindi mi viene da dire, visto che parliamo di stadio, quindi via Flavia avrebbe bisogno di una ciclabile, per esempio, parlando di assist, in via Flavia avremmo assolutamente bisogno di una ciclabile, ci sarebbe tutto lo spazio per farlo, non solo, ma quello è un asse che molti turisti cercano di usare, perché è vero che c'è il delfino verde che alcuni fanno proprio per tagliare la zona industriale, ma ci sono stanno pochissime bici, cioè ci sono i gruppi di turisti che non ci possono andare sul delfino verde, e per andare in via Flavia si fa il segno della croce, cioè un turista che non è abituato a questa aggressività. Funziona in tutto il resto d'Europa, non vedo perché non dovrebbe funzionare a Trieste, e comunque non si toglie sempre, spazio alle auto, perché la strada non è delle auto, la strada è delle persone e dei veicoli e degli animali, c'è scritto veicoli, addirittura degli Bernard animali sul codice della strada, con Massolino, no, un test, no, ma si lega il codice della strada, no, in bici ci vogliamo andare in città proprio perché quest'aria è irrespirabile e stiamo morendo di inquinamento e di riscaldamento climatico. Noi in bici ci vogliamo andare in città anche per salvare camminiamo, la vita a tantissime piedi, persone. Facciamo un andiamo po' di corsa. Anche a piedi, infatti vogliamo i marciapiedi. Abbiamo degli incredibile, siamo d'accordo. Vogliamo marciapiedi e le bici in strada. Io vi giuro, per le bici che si accetta facciamo il servizio che va da quella Massolino. Le bici devono stare in strada, sono un veicolo. Non è lì che spera che vada in quel corso mai. Sì, infatti, perché in bici in strada veramente, guarda. Devono stare in strada, sono già in strada, cosa veramente? Non creano nessun problema le bici in strada, sono le auto che ammazzano i ciclisti, vediamo i semafori, per favore. Li vediamo benissimo, io mi sono sempre fermata ai semafori, tutti devono rispettare il codice della strada, il codice della strada, ma sono le auto che uccidono le persone e soprattutto le auto che vanno veloce, quindi uno dei motivi per cui uno è per peccato che il DDL Salvini voglia proprio andare a togliere la possibilità di mettere gli autovelox, e quindi di controllare la velocità. Deve essere motivata deve essere già autorizzata dal prefetto. Trieste è una delle città d'Italia in cui si fanno meno multe per eccesso di velocità, e adesso un codice della strada potrebbe impedirci di mettere gli autovelox, così ne facciamo ancora meno e così muoiono ancora più persone. Motivato, abbiamo avuto 12 morti. Bressan è che ormai io e Bressan, io e Forza Italia propongono il timer al conduttore, Serenio ugualmente ti
ti ricordi Stai Sereno? Noi eravamo sì, non era non andata benissimo con Stai Sereno. Una sfida, ecco. Presto, torniamo sullo stadio, solo si stava dicendo. Secondo me l'altra cosa da considerare è che se i lavori si protraggono e se i tempi sono difficili da rispettare, in verità lo stadio sarà disponibile per pochissimo tempo. Sì. Cioè vengono fatti i lavori, se consideriamo un po' di ritardo, si rischia di avere un mese lo stadio e i concerti là. Sì, anche concerti, al di là della dinamica. Bisogna liberare lo stadio 5 giorni prima del primo concerto. Al di là della dinamica, come sono stati autorizzati, ci sono e non verranno tolti, anche perché dal punto di vista del ritorno, anche penso turistico, di volume d'affari, sicuramente è un volume d'affari non paragonabile anche, diciamo, ovviamente ai playoff, nel senso, dobbiamo essere sinceri su questo, quindi no, credo che l'amministrazione, al di là di tutto il dibattito che c'è stato, poi alla fine, ovviamente è ovvio che i concerti si sapeva dall'inizio che sarebbero stati mantenuti, e quella è la linea, però il discorso adesso è che tu fai i lavori e rischi praticamente magari di non utilizzare neanche lo stadio e passare subito ai concerti, sperando che non ci sia danneggiato il lavoro anche a quel punto. Però poi c'è l'altra incognita, perché tutto il problema nasce da un concerto, certo, quello dei Maneskin, quindi non... È un po' questo il contesto che e io poi sono previsti lavori di ripristino in 20 giorni post concerto, questo è quello che prevede. Allora, ma comunque sottofondo adesso viene rifatto, quello ha anche un'altra problematica, sì, l'argilla. Dopodiché bisogna coprire anche il Mount Erboso in una certa maniera, perché ricordo che il concerto di Maneskin è stato fatto lessato, tutto un po'... Ma deve essere tutto gestito così dall'amministrazione comunale, il pre e il post. Una cosa soltanto, non è che l'amministrazione dice i concerti danno un risvolto economico più grande. Allora, lo stadio è la casa della Triestina, partiamo da questo concetto. Però non può essere soltanto limitato al calcio un impianto del genere, perché i concerti permettono... Sì, però dico, tutto il dibattito c'è stato, sapevamo già che alla fine i concerti restavano, credo io. È stato fatto un dibattito anche da parte della maggioranza, un dibattito così. Poi ovviamente ognuno... perché c'è la fede calcistica e c'è da cercare di difendere anche un movimento che c'è, ma poi alla fine sapevamo tutti probabilmente che il concerto di Pezzali già messo in vendita, e ultimo non è che saltassero i concerti. Ovviamente è saltato Renato Zero, che era il terzo, che non... Ma la forse per motivi politici l'amministrazione? Arrivava il terzo e da certi punti di vista era quello più, virgolette, redditizio, perché richiama un pubblico un po' più agile, che c'è già, dice, è saltato anche, che spende di più. Però in verità c'è un grandissimo ritorno. Sfere Basta che inizialmente se n'era parlato, dopodiché proprio per le problematiche di fatto non è stato possibile. Quindi, ma al di là di questo, fermo restando il concetto che lo stadio Rocco è la casa della Triestina, che è la principale società sportiva che porta il nome della città per il momento soltanto in Italia, i concerti sono importanti, perché un contenitore così va vissuto. I concerti hanno un richiamo, ma non soltanto turistico, un richiamo per la città. D'altronde vediamo quello che succede in altre città e stanno arrivando dei concerti importanti. Ed è triste anche che abbia pagato solo l'assessor Rossi questa situazione qua. Anche quella è una tristezza, bisogna dire, a livello politico. Ma a livello politica politico, tu sai che... Nel senso, questo va detto anche. Dico, non è neanche nel mio interesse, nel senso che io non appartengo a quella parte politica. Se vuoi ti faccio, però... ma facciamo un ring a parte di te e raccontiamo un po' di cose stabile. Lo facciamo la prossima volta. Allora, detto così, domani sera, sulla drammatica situazione del Silos e sul caso politico che ne è scaturito per l'ennesima volta, la puntata di Ring di domani sera. È tutto per questa serata, grazie per essere stati con noi. Ciao! Buonasera! Buonasera a tutti! A tutte.